Italia. Buonasera a tutti amici telespettatori e telespettatrici, meglio per dire, youtubatori e youtubatrici, e benvenuti alle qualifiche della Formula 3. Stasera ci troviamo all'Austintring Grand Prix Short. Credo che sia un Gran Premio che adesso sinceramente non lo conoscevo, è un circuito ricavato da ovale. Io non avevo molti circuiti ricavati da ovale, quindi stasera si può fare. Ovviamente la mia presentazione è un po' storica perché i miei colleghi stanno avendo qualche problemino tecnico, quindi mi raggiungeranno a breve. Che ne sono? Nessuno! Averificato con i criceti rossi del mio computer, siamo finalmente arrivati. Ecco. Abbiamo avuto il colpo di culo e stasera siamo di nuovo qua. Buonasera cari amici di TM Live Critico. Un altro appuntamento, un'altra serata in compagnia qui del nostro amico Duke. Ciao Duke, buon arrivato. Niente, sto pensando che questa lista è ricavata da Male, sì. Io adesso ho guardato qualche giro di prova ed effettivamente è una sorta di cartodromo per le Formule 3. Quindi molto tortuoso, un capoglio, una serie di curve a destra, a sinistra, curve lente, curve veloci, curve con più raggi di rotazione. Quindi qua è fondamentale avere davanti molto preciso una vettura con un buon inserimento e avere un po' di favore, come ad esempio il nostro amico Cavazzucchi, che tra l'altro è il leader della classifica, essendo poi un tantissimo anche nella realtà, mi aspetto che qua faccia bene. Ma se a me ricorda tanto il circuito di Daytona versione road, non so se... Sì, infatti io non amo particolarmente queste, diciamo, circuiti tradizionali perché sono un po' delle fortune, però tutto sommato hanno il loro perché, anche questo ovviamente al suo perché, e devo dire che tecnicamente comunque è molto impegnativo, perché quindi c'è una vettura molto difficile, e quindi bisogna sapere gestire, controllare cambi di direzione veloci, curve con vari raggi, insomma non è facile. Ho capito. Va bene, intanto noi siamo anche voi 7 amici che ci stanno tenendo compagnia. Ciao ragazzi, ben arrivati, spammati, invitate nonni, zii, cugini, amanti, coinquilini, chiamate a raccolta il condominio, perché abbiamo così bisogno di voi, abbiamo bisogno di compagnia. Attivate la campanellina così tutte le volte che noi trasmetteremo sarete avvisati, e noi stasera finisce con... dimmi. È arrivato il tuo amico Spinelli. L'idolo delle folle, infatti è salito un'ovazione sulle tribune al grido di Spinelli, facci sognare. Grande. Va bene, allora di nuovo la solita musica con la Pescara corsa di davanti, insomma. Ah, credo proprio che sia, almeno vedendo le prove libere, ho visto che i ragazzi della Pescara devono aver lavorato molto prima sul setup. Infatti nel primo e nel terzo settore sembrano avere qualcosa di più buono. Sicuramente ci sono le qualifiche da disputare, poi sai, per le prove le qualifiche c'è sempre un'altra storia. E nel frattempo credo che siamo tutti migliori, anche qui vedo che si sta accendendo un po' di fucsia. No, invece non ce la fa. Perdonami Luke, io prenderei il tuo caccia, quello da Guerre Stellari, e scenderei a un'orbita un pochino più bassa, perché tu vocalmente mi sembra che parli da oltre la luna stasera. Ok, allora avvicina, sposta la candela che si sente meglio la voce, come diceva Frankenstein Junior, ecco.
posto la candela, prova. Adesso è meglio, Okay. Allora, che dire? Stasera altro giro, altro premio, altra gara bellissima che vivremo insieme ai nostri amici di DTM Liga che stanno, voce di corridoio, stanno preparando un bellissimo special event con le Porsche 911. Tu ne sai qualcosa? Sì, credo che mi sono girato a fare indiscrezione, tra l'altro io c'ho forse con la Porsche. Scusa un attimo, perdonami. Diciamo alla regia gentilmente di chiudere la porta della cucina che si sente il televisore. Ecco. Maria, chiudi la porta. Ecco. Ecco, tra l'altro ci ho corso proprio con le Porsche. Questo sabato era una Endurance a Imola e è molto, molto bella. Molto particolare, diciamo che la Porsche poi ha tutto un fascino suo perché è una macchina storica che ha 1000 anni eccetera. Nel frattempo vedo che Cavacciuti non ne vuole sapere di mollare, continua a far segnare buoni settori ma non si migliora. Pertanto Mastulli è in seconda posizione, seguito e talonato dal nostro mitico Gabrielli. Sì. E sì, le Porsche, come stavo dicendo, sono vetture molto storiche, hanno una linea, diciamo, quando sono uscite negli anni, credo 70, 80, hanno vinto qualsiasi cosa, poi invece di rifare la macchina hanno sempre lavorato su questa linea e quindi sono vetture molto caratteristiche e particolari, e nonostante, diciamo, il progetto molto datato, nonostante tutti gli aggiornamenti che hanno fatto eccetera, al giorno d'oggi riescono ancora a vincere delle gare, riescono ancora a farsi sentire la loro forza nel punto di vista internazionale, quindi dovrà essere sicuramente un evento molto interessante. Assolutamente sì. Guarda, adesso in questo momento ti faccio crepare d'invidia, perché io all'età di 32 anni ho avuto una Porsche, una RS del 74, 3000. Mamma mia, che quanto schiacciavi l'acceleratore, chissà quanto spendevi di benzina, però... Assolutamente sì, ecco perché è durata poco. Perché ti ci voleva, cioè facevi prima a mantenere fidanzata e mamma sua che fare il pieno alla macchina, insomma. Mamma mia, nel frattempo il buon Cavacciuti si è migliorato pochi millesimi, sì. Però è riuscito a fare un 10,7. Però vediamo che Masciulli 87 di... sì, millesimi, sono sì. Allora, il Masciulli ha il record nel primo settore, mentre Cavacciuti nel secondo e nel terzo. Okay. Adesso Masciulli si migliora ancora nel primo settore, sempre roba di millesimi. Vedo che si è acceso un Fusca. Laino, signori, Laino. Vecchio Laino, settore. Il mago del... 4 decimi cavati nell'ultimo settore. Signori, la classe non è acqua, Insomma, dai, diamo a Cesare ciò che è di Cesare e al popolo quello che rimane. Sì. E comunque, vediamo che le prime tre posizioni... Pescara, quindi probabilmente su questa pista hanno trovato il bando della matassa, hanno trovato qualcosa in più. Adesso vediamo se i compagni di Laino risponderanno al telefono. Anch'io sento qualcuno che è ansima. Sono arrivato finalmente. C'è qualcosa, i satelliti non funzionano bene. Quelli che abbiamo visto ieri sera del cielo, quelli di Elon Musk, che le Sputnik che sembravano degli UFO invece erano i loro satelliti. Buonasera caro Franco, buonasera Luca. Buonasera. Siamo qui per commentare questa bella quarta gara di questo campionato. Nel frattempo Masciulli, scusami, prima nel terzo settore e si becca un 10-2, riscavalcando ancora tutti i suoi compagni di squadra. I primi tre della Pescara in un decimo e mezzo, signori. Credo questi ragazzi devono aver fatto un lavoro sul setup. E comunque volevo fare un bravi a tutti i piloti che corrono a questo campionato, perché assolutamente portare al limite queste vetture. Chi è che mi sta ansimando nelle orecchie? Mi sta solleticando i peli delle orecchie, sento un certo solletichio. Forse sono io, aspetta che regoliamo, ti ripeto, il satellite e Brutalone, vuoi farmi eccitare così, vigliacco? Allora, va meglio così? Sì, grazie. Prego, Franco, ci mancherà. La mia libido ringrazia. Perfetto. Ok,
Bene, comunque siamo a 10 minuti alla fine e la situazione è questa: Masciulli, Laino, Cavacciutti, Zongoli, Gabrielli, Merlino, Leone, Spinelli, Luca Furia, Giannetto, Mazzatenta, Vazzola Paola, Zeni, Rinaldi, Massafra, Pantelis, perché l'amico Pantelis c'ha un cognome che non riesco a pronunciare, e poi qui abbiamo Marco Vannotti e Luca Sarassi senza tempo. Vabbè, ascoltami, Luke, mio Spotify Padawan, hai per caso sotto mano la classifica? Non ce l'ho, perché ho... Bene, ti caveremo la spada laser per punizione. Perché l'ho chiesto, ma non mi è arrivata la risposta, non lo so. So di per certo che in testa alla classifica c'è il buon Cavacciutti. Ok. Però sinceramente non so a che punto sono gli altri, magari chiedo alla regia se riesce a inviarmele, in modo che magari anche durante la telecronaca riusciamo a dirla. Ok, perfetto. Benissimo, poi ho sentito una notizia clamorosa, cari miei amici, e pare, si sussurra tra le mura dei box e l'officina di DTM Liga, che prossimamente vivremo un'emozione di una Formula 1 storica. Avete notizie in merito voi? Sì, 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 come no. Stiamo preparando un po' le carte. Si stanno scegliendo i circuiti, già ci sono parecchie intenzioni. Quindi secondo me verrà una bellissima cosa e sarà seguitissima. Approfitto, sono sulla classifica. Stefano Cavacciutti 140 punti, Masciulli 125, Laino 110, Spinelli 78, Farina 67, Mattea 64, Leone 58, Prevezzanos 57, Tuffariello 56, Luca Furia 56 a pari merito, e poi chiudiamo con Rosario Rinaldi per i primi 10. Tutto bene. Beh, benissimo, ecco, hai fatto i compiti in classe. Sono i satelliti. La giusta direzione della parabola ha sortito i suoi effetti. Io bene, stasera, grazie. Ragazzi, purtroppo vi devo chiedere una cortesia: badate voi alla chat di YouTube, perché il mio macinino stasera ne vuole sapere di funzionare. Penso che farà un volo sopra i tetti dei garage sotto casa mia. Domani comprerò un cellulare nuovo. Eh già. Bene, che dire, cari amici, insomma, è un piacere ritrovarvi ancora una volta di martedì sera in questi tempi di corona e coronavirus. Esatto. Io già mi aspettavo di andare al mare, di sedermi con le natiche sulla sabbia, di farmi rogiolare dal rumore delle onde, invece con no. Il nostro premier ha detto che voleva andare al mare, e invece no. Deve ancora ad aspettare. Purtroppo sì, è una situazione un po' assurda, diciamo, dove purtroppo ci siamo dentro tutti, e quindi dobbiamo solo sperare che finisca. Però nel tempo godiamoci almeno questi campionati virtuali, perché assolutamente, anche le formule vere sono tutte ferme, però almeno non lasciamo i nostri appassionati, diciamo, a bocca asciutta, perché comunque possono godere di questo spettacolo virtuale. No, mi è piaciuta la tua prima affermazione, youtuber e youtuba. Youtuber e youtuba. Ah, ecco, a femminile, no? Va bene, yeah. Ok. Vabbè, questa me la devo segnare. Ogni tanto imparo qualche termine nuovo che devo convertire. Va bene, mancano 7 minuti e il vecchio Laino 110-404 a 167 da Cavacciutti. E Masciulli nel frattempo non si è altro, si è portato in testa sempre con record nel primo e nel terzo settore, ma credo che veramente la Pescara qua abbia una marcia in più. Infatti il primo non Pescara, che è HG Sport, è Flavio Zangoli, che si trova quarto, comunque a mezzo secondo dalla fuori. Da lì in poi tutti i piloti non sono riusciti a scendere sotto l'1.11, anche se Gabrielli è lì sul filo, ma tutti comunque prendono qualcosina. Il nostro idolo delle folle Spinelli è ottavo a 11.6, poi abbiamo, comunque dopo Gabrielli c'è Francesco Leone anche a 11.4, Spinelli è già 11.6, Luca Furia a 11.9, e comunque anche, diciamo, questi piloti di media, diciamo, classifica sono tutti racchiusi in un fazzoletto, perché se pensiamo da Gabrielli sull'11
a Luca Furri in un secondo abbiamo quattro vetture. Perdonami, Stefano Cavacciuti è a 8 millesimi da Masciulli, attenzione, teniamolo d'occhio, però perde qualcosina nel primo e nel primo. Ancora non è riuscito a scavalcare il suo compagno di squadra. E dopo anche sotto, diciamo, poi arrivano i piloti del 12, diciamo, da medio-bassa classifica, che anche lì comunque ce ne sono 5 o 6 piloti nell'arco di un secondo, quindi vedremo una gara, secondo me, a gruppi molto compatti. L'unico problema di questo tracciato, bisogna vedere se i piloti riusciranno a superare, perché ripeto, essendo molto kartistico, dove bisogna avere una traiettoria molto ben definita, bisogna avere un davanti molto preciso, credo che i sorpassi siano molto al limite. Però di contro c'è che se ne fanno qualcuno, è veramente un qualcosa di speciale, perché può superare non è facile. No, beh, a parte che i rettilinei ho visto che sono gran pochi, sono tutte curve in appoggio e c'è il mezzo banking tipo Indy che può dare così adito a qualche sorpasso fatto in scia. Esatto, poi vedremo, nel frattempo Masciulli vedo che ha fatto il suo best nel primo settore, poi vedremo se magari qualche pilota magari riesce a giocarsela di strategia e quindi dai, pit stop anticipato, un pit stop, due pit stop. A proposito, ma ecco, quanto sta parando stasera? Esattamente, quello che volevo chiedere. Anch'io. Allora, tiriamo a sorte? Tiriamo a sorte. Allora, secondo me, se riescono a gestire bene le gomme, da un pit stop. Certo è che magari chi sta dietro, un pilota o chi vuole forzare il ritmo, andare molto più forte, c'è il rischio che bruci le gomme, quindi magari qualcuno che ne fa due lo troviamo come l'altra volta. Però tendenzialmente, secondo me, se si gestiscono bene le gomme con un pit stop dovrebbero farcela. Bene. Intanto mancano 4 minuti e Stefano Cavacciuti si lancia per il giro della vita a 8 millesimi da Eero Masciulli. Signori, io proporrei per la prossima gara, questi qua della Pescara Corse, di regalarli a ognuno un elefante indiano, un elefante africano e un rinoceronte del Bengala, perché stanno andando troppo veloci, insomma, per conto mio. Li vuole appesantire, mettiamo notte tempo una zavorra sotto, li rendiamo più pesanti e così rallentano un po'. No, dicevi, scusami? No, dicevo, li possiamo zavorrare notte tempo, così rallentano e... infatti diciamo che li regaliamo, non so, un paio di suocere, qualcosa da portare in macchina. Ragazzi, avete parlato di questo circuito un po'? Sì, questo Parawan ha fatto una sessione fantastica. Perfetto, ma lo sapete il discorso di Zanardi e di Alboreto qui, no? No, illuminaci di immenso. Allora, nel 2001 il nostro Alex Zanardi, proprio in questo circuito, partecipando a una Formula Indy tedesca, che però quell'anno fu rinominata in onore delle Torri Gemelle USA Grand Prix 500 miglia, ha avuto l'incidente uscendo dai box. È vero, proprio in questo circuito nel 2001. E ahimè, per noi italiani questo circuito non va bene. Nel 2007 è morto Alboreto in questo circuito. Quindi diciamo che questo circuito a noi italiani sta un po' così. Anche se questo ovviamente è una forma corta, la forma corta inserita dentro un ovale sostanzialmente. Io mi sono visto un po' il circuito, fanno sostanzialmente DTM. Ragazzi, perdonatemi, chiediamo in chat gentilmente se l'audio va bene, perché io leggo dei vari commenti che l'audio mi pare basso. Ragazzi, dateci un feedback sull'audio. Intanto io saluto Francesco Panetta, Fatalù, Mirko Parente, Ibiza Store, Massimiliano. Sentiamo. È regolare, benissimo. Allora vuol dire che va tutto bene. Siamo saliti a 15 amici questa sera di martedì. Ci stanno guardando, infatti il nostro regista sta chiedendo alla moglie: va bene l'audio? E la moglie: come? Non ti sento! Non è proprio così, non è proprio così. Allora abbiamo il regista che fa il furbo. Audio ok, saluta la signora. Sento bene. Perfetto, andiamo avanti. Perfetto, andiamo avanti allora, ragazzi. No, abbiamo anche l'elicottero. Abbiamo anche l'elicottero, no. Sì?
Ascolta, ah, se io... sì, l'ho visto. Ascolta, non mi chiede di fare queste alchimie in diretta, perché sennò va a finire che non so cosa combino. Va bene così, ti credo sulla parola. Va bene. Va bene, intanto siamo saliti di uno. E mi prendo 30 secondi di spazio io per evitare invece tutti... scusami, il primo nel secondo settore, guardiamo se riuscirà a chiudere con un record al terzo di Scarapole. Guardiamo, lo sto seguendo in diretta. Ed è primo! Ed è primo! E la folla urla, no, Cavazzuti! 23 millesimi, ragazzi. Secondo e terzo settore, fucsia su tutti e tre i settori. E qua è venuto fuori lo spirito da cartista di Cavaciuti. Ma non hai visto che dal palco dell'onore c'è stato un lancio di reggiseni delle donne che sono impazziti di gioia per la pole position di Cavaciuti agli ultimi secondi? Fantastico. Esatto, ma Ciuli credo che abbia finito il giro, la I non mi sembra che stia rallentando, quindi credo che sì, vediamo. Non li vedo migliorare, allora sicuramente lì Gabrielli, guardiamo, no, Gabrielli si è fermato. E il nostro amico Spinelli 9, no, vabbè. Dai, facciamo un recap velocissimo. Abbiamo Cavaciuti, Masciulli, Laino, Zongoli, Merlino, Gabrielli, Farina, Leone, Spinelli, Giannetto, Furia, Vazzola, poi Zeni, Rinaldi, Massafra, Marco Vanotti e Pantelis. Questi 17 valorosi stasera affronteranno la pista dell'Autoring. Intanto siamo saliti ai 17. Volevo dirti, mi prendo 30 secondi per pubblicizzare il mio evento invece di domani sera con Assetto Corsa. Correremo sul Pol Ricard col Fiat GT 2010. Chi vuole essere dei nostri è benvenuto. Bene. Io ho già un campionato. Fantastico. Preparerò panini, cotillon, baguette e croissant al burro, visto che siamo in Francia. Bene. Quanti giri ci saranno? Domanda. 34. Perché qualcuno qui in chat dice: Francesco Giannetto, quanti quanti litri, non quanti giri. Ma no, perché si scrive in arancione, non si capisce bene cosa scrivono, allora ho detto quanti giri, invece no. 34 giri. Cifra pari, insomma. Sì, infatti. Allora, intanto Germano Zappalà mi dice dalla chat chi è che guida l'elicottero, e qualcuno risponde: Caruso. Caro Caruso, io non ci vengo con l'elicottero. Tieni il patentino per l'elicottero? Ah, eppur si muove, come diceva qualcuno. Va bene, va bene. Qualcuno ha adesso il warm up, dimmi. Qualcuno ha anche scritto grande Alboreto. Eh beh, un mito Alboreto, ragazzi. Un pilota che meritava veramente il mondiale di Formula 1, poi per sfortuna e vicissitudini non è mai riuscito a vincerlo, ma veramente un grande. Io ho un amico che vabbè, ha una certa età e ha corso con lui nelle Formula Junior. E insomma, diciamo che ha fatto parte di quella scuola di piloti italiani tipo i vari Giacomelli, Brambilla, Lello Lombardi, poi che Capelli e via discorrendo. Insomma, una volta c'era la primavera dei piloti italiani, e adesso purtroppo di piloti italiani validi che ne gran pochi. Esatto. Abbiamo uno lì in Formula 1, ma speriamo che ci resti, ma insomma. Bah. Esatto. Ma avete visto in diretta che razza di grafica fantastica che ha messo il nostro Caruso, con scritto Lausring GP warm up in corso, cioè ragazzi, neanche l'NBC, neanche la Fox Sports fa una roba del genere, da paura veramente. Credo che poi ci chiederai i soldi per il grafico. Dobbiamo pagare la questua. Sai che della serie, devo sostenere certe spese, qui e là. Vabbè, però ragazzi, si è dato proprio da fare, come grafico, grandioso, esatto, tizio. Esatto. Cioè, neanche Canale 5 fa una roba del genere, porca miseria.
Allora ragazzi, io non mi sto facendo sentire perché sto studiando un po', che sì, magari se la regia mi inquadra, non so, un cavasciuti che fa il giro, sì, potrei indicare ai nostri web spettatori sì, in che marce si entra nelle varie dai, 12 dai, curve. Dai, allora questa è la seconda, ovviamente dopo la stessa del rettilineo, poi adesso una terza, sempre in allungo, sulla destra una seconda ovviamente perché si è fermato Capasciuti. Ti ha sabotato. Mi ha sabotato Capasciuti. Una pole immeritata. La pole immeritata. Se la regia mi vuole riprendere. È quello che sta uscendo dai box. Sta uscendo dai box, quindi potrei commentare, vediamo se va forte. E questa è quella, esatto, di seconda, ecco, poi qui terza, mi devo riprendere perché eccolo, questa è una parte dello shoes, non quello finale ovviamente. Eccoci qua, andiamo, questa è di seconda, questa è una quinta a parzializzare, poi in fondo a questo pezzo di rettilineo c'è una bella scalata in seconda, qualcuno resta in terza, però attenzione che si può partire col posteriore ovviamente, questa quinta bella piena, qua si scala in quarta e successivamente in terza e anche in seconda perché c'è una doppia chicane. E poi, vabbè. Allora, e poi c'è il rettilineo finale, vabbè, cioè sono stessi. Cioè stasera Capasciuti proprio non lo aveva a fare. Non devo non collabora, non collabora. Comunque è un circuito molto, diciamo, cartistico, nel senso che ci sono una serie di curve dove bisogna tenere una traiettoria unica, non è che si può tanto andare a inventare, bisogna avere secondo me anche un davantreno molto preciso, perché come hai detto tu, terza, seconda, cioè comunque tutte curve medio lente, e lì dove se non hai, diciamo, il davanti preciso, che la macchina va un po' ovunque, sei capace di lasciarli giù parecchi decimi. Ma avete avvisato i nostri telespettatori che stasera a fine gara avremo anche l'angolo del sussurro, ovvero l'angolo di intervista? Ah, questa cosa no, quindi avremo l'angolo del pettegolezzo a fine gara, insomma. Nel frattempo voglio salutare il mio amico Mattia. L'ho pagato per scrivere così, quindi. Oh, Luca Saressi, telecronista number one. Io ho dato 10 euro. Ma scusa, che ebreo che sei, scusa. Così solo 10 funziona, euro. Ragazzi, non sapevo. Allora, per la prossima, buoni pasto per tutti, perché ultimamente stanno andando di moda. No, io magari, non so, cosa facciamo? I 600 euro per i professionisti che hanno promesso? li giriamo a coloro che esaltano le nostre qualità. Esatto. Intanto, vabbè, siamo saliti a 18 e invitiamo coloro che ci seguono a... così, sostenerci, invitare gli amici, visto che al martedì sera di solito in televisione fanno gran poco, no? E allora, che dire, passare un'oretta con noi, magari sentendo quello che noi diciamo o le cretinate che io dico, magari è una cosa più carina. Esatto. Io sento un ritorno, sono in cuffia. Sempre la porta della cucina. Sempre la porta della cucina che è aperta? Va bene. Ok, va bene. Magari il nostro regista è stravaccato sul divano con la porta della cucina aperta e sta mangiando un tiramisù alla faccia nostra, eh? Ah, può darsi, eh? Eh sì, niente di più facile. Va bene. Gianluca ha perso il satellite ed è caduto. Va bene. Mancano 8 minuti e 33 secondi alla fine del warm-up e lì davanti, come al solito, il terzetto delle meraviglie della Pescara Corse, correggimi Luca se dico stupidate, domina la scena, giusto? In qualifica sì, sostanzialmente tutti
hanno tre piloti nelle prime tre posizioni, hanno girato tutti sul 10 basso, poi si sono giocati la pole position, diciamo, per qualche millesimo con Cavacciuti, però sono tutti lì, hanno dimostrato secondo me di avere qualcosa in più, almeno in qualifica. Ma ovviamente... scusate, ma hanno richiesto in chat, vogliono che io tiro fuori la voce, urlo. Ma non ho capito, No, che... stavo leggendo la chat, dicevo date il microfono a Caruso. Ah, sono tirato fuori. E quindi alla fine voglio dire che secondo me in qualifica hanno dimostrato di avere qualcosa in più. Bisognerà vedere se mantengono anche queste aspettative in gara. Ovviamente adesso per quelli che sono dietro, il team HG prima di tutto si fa dura, perché effettivamente se era un pilota o due, sai, te la puoi giocare sempre tutti e tre davanti. La vedo un po' dura. Poi ovviamente c'è il leader della classifica, Cavacciuti, che secondo me dopo un po' lo schiaffetto morale che ha preso in Austria, ring, sì. Esatto, vuole secondo me dimostrare che è lì davanti in classifica del primo per qualcosa. Poi ripeto, lui essendo un kartista su questo tipo di pista ce l'ha, diciamo, nelle corde, quindi vediamo. Però sai, la gara è lunga, succedere. Credo che la direzione gara questa sera sarà particolarmente severa, quindi può uscire anche una safety car, ci possa essere anche il gioco delle strategie, insomma. Stiamo attenti, perché credo che anche stasera ci potrebbe riservare delle belle sorprese questo circuito. Non gufare. Non fare la situazione, mi raccomando. Assolutamente no, però sto dicendo che mai dare nulla per scontato, specialmente vabbè, nelle gare non si è mai detto finché non è l'ultimo giro, eh? Esattamente. Ricordiamoci che Jim Clark perse un mondiale all'ultimo giro. Mamma mia, Hamilton ne vinse uno all'ultimo, o lo esatto. Passa. Se ne era 24 ore di Le Mans, la Toyota che ha dominato la gara. Come ho goduto in quel momento, tu non hai idea. Anch'io, perché la Come... Porsche era 70. Come ho goduto io in quel momento, ho detto, pur essendo un ateo, ho detto esiste un Dio. Yeah. E per farla vincere hanno dovuto fare un regolamento perché corresse da sola praticamente. Allora corre da sola, vince. Mamma mia, va bene, non diciamo niente, ma c'è. Assolutamente. Dai che mancano 5 minuti, è particolarmente lungo stasera questo così, questo warm. Ecco, esageriamo, no? Troppo tiriamo fuori i cestini delle merende, facciamo un picnic sul prato e via discorrendo. Va bene, signor regista, nonché admin di motori, sì, di DTM Lega. Proveda, ci faccia così entrare nell'ambito e nella suspense della gara. Prego. È caduto un momento di catatonico silenzio. Ok, volevo chiedere... normale. Volevo chiedere al mio giovane Padawan, Luca, ma tu hai assetto corsa, caro? No, non ce l'ho. Io... Male. Io sinceramente ho preso R-Factor ancora quando era in beta, ancora molti anni fa. Mi sono sempre trovato bene e non ho mai sentito, diciamo, la necessità di cambiarlo. Va bene, te lo regalerò io, così farei le dirette anche per me, va bene? Ok? Ok. È tornato! Guarda, è tornato. È da impazzire. Qualcuno mi sta gufando. No, è il vento di Libeccio che ti ha spostato la parabola. Tu dici, devo andare su in terrazza allora. Sì. Ok. Della serie. Andare sposto bucate che devo venire in terrazza. Non è proprio così, vabbè, facciamo finta che sia così, il concetto è quello. Allora ragazzi, quanto manca alla fine del warm up? 3 minuti e 20. Bene, Cavacciuti
ancora là davanti, anche nel warm up, vuol far vedere che non molla un colpo. Sì, sì, sì. Ah, e Zongoli vedo che sta facendo anche bene. Bravi. Infatti Zongoli lo stavo segnando, tra l'altro ha fatto il miglior settore nel secondo. Ed è lì, ecco. Infatti guardate, non so, i vari Spinelli, Zongoli, Merlino in questo momento. Le vecchie volpi, no? Che poi quando si tratta, magari in qualifica fanno un po' fatica, però quando si tratta di passo d'area, di consistenza, le vecchie volpi tornano sempre. Ricordiamo i vari duelli alla Uno Ring con questi signori, sì, ne hanno fatte di ogni. Di cotte e di crude, esatto. È vero, è vero. Però voglio dire, sì, sì. Sono persone che magari nel giro sec possono avere fatto fatica eccetera, però poi quando si tratta di costanza, di esperienza, di sapere gestire il mezzo, non c'è veramente da insegnargli niente, insomma. Tanto è ritornato nel nostro server l'amico greco Pantelis, era uscito, adesso è rientrato anche Gabrielli, anche Gabrielli sento però... il ritorno in cuffia. Però avete notato una cosa, ragazzi, adesso disquisisco dalla gara. C'è un certo languore, una certa nostalgia non avere le partite, i gran premi, la domenica e via discorrendo. C'è un senso di vuoto, sbaglio? I gran premi effettivamente sì, perché insomma io non me ne perdo uno dagli anni 80, diciamo 85-86, e effettivamente quest'anno è stato veramente triste. No, io ho la moglie che guarda i gran premi, vede solo la partenza, poi dopo sei sul divano. Sì, ma ci sono le varie tipologie di persone che guardano i gran premi. Ma la 24 ore di Le Mans, la Daytona, cioè le grandi classiche, quelle le guardavo tutte. La 24 ore ovviamente non ero uno che stava in piedi, però insomma mi piaceva molto guardarla, però io tutte le 24 non ce la faccio, crollavo finita. Tra un 16 ore, 20 ore, tra un 16 ore me la guardavo, purtroppo quest'anno Nisba, che peccato, forse va, pare che forse la 24 ore si farà, dicono sempre, forse. Bah, io ho sentito che stasera la notizia che hanno comunicato che la 24 ore di Spa della Black Pain è rimandata a ottobre, quello te lo posso dire per certo. Tra le mani invece non ne lo fanno forse a settembre, ma... Non guarda, non ti do, ti dico né sì né no perché potrei non studiare. Intanto poi... c'è Massimiliano Martelli che dice forza Gabrielli. Abbiamo il supporto di Gabrielli. Sì. Gabrielli che purtroppo è stato molto sfortunato dell'evento che sempre controlla. Non menare il can per l'aia che sennò poi abbaia un'altra volta. Lasciamo stare. Lasciamo stare. Che l'hanno, diciamo, tamponato. L'hanno urtato gentilmente in fase di partenza, si sono girati i 70 minuti di carogna, come si suol dire. Bene, ci siamo. Siamo pronti. Caro Padawan, tira fuori la spada laser. Sì, qua adrenalina 1000. Poi vediamo anche il buon Gianluca poi cosa ci dirà sul, diciamo, sul supporto tecnico di questa pista, perché abbiamo visto che ci sono tutte queste curve, quindi vedremo anche lì chi saprà gestire bene le gombe. Esattamente. Allora, attenzione, scusami Franco, attenzione alla prima curva. Perché oltre la classica prima curva in ogni circuito è sempre un momento critico in partenza, ma questa ingannerà molti, perché sostanzialmente la parte corta avviene, quella curva subito a sinistra in seconda, avviene proprio diciamo tagliando il curvone del circuito speedway, esatto. Ma non è ben indicato, cioè se non lo memorizzi tiri dritto e vedremo un po' quello che succede oggi. Io sai cosa farei, caro mio Padawan? Sì? Lasciamo i primi 10 minuti al nostro amico Gianluca, così noi abbiamo no, la perché? No, devo recuperare tutto il tempo perso. No, devo recuperare il tempo perso. La parabola ha fatto danno. Esatto. No, perché c'ho anche i miei fedelissimi. Il buon amico Gianluca che effettivamente
perché la, il circuito sembra andare dritto, tu in realtà a metà devi girare e in più c'è quella... Esattamente, esattamente, è a metà del curvone, del, di uno dei quattro curvoni. Esatto, del, del... Ma l'altra cosa bastarda è che c'è quella striscia verde, se tu, se tu metti le ruote lì piene, sì, oltre alla striscia verde c'è l'erba, quindi anche no, lì... Devo dire però che i piloti la prendono tutta bella no, piena piena, senza indugio. No, no, quello che la prendono sono d'accordo, però magari in partenza, sai, se uno cerca di andare largo... Per fare esatto, tutto, ecco, terra, esattamente. Bravo Luca. Non è fatto, per quello sì, che metto i piloti non sono... cioè, sono un po' messi lì, un po', però comunque hanno il suo perché. Ok. Comunque io ribadisco, i primi 10 minuti di telecronaca lasciamola fare Gianluca, così noi ci riposiamo, dai. No, ma dai, è così belli in tre, dai. Già ci hanno attribuito il nome di Jalappas. Voglio... No, il che voglio dire è tutto dire. Dice già tutto, ok, bene. Poi hanno, ecco, poi hanno dato vari appellativi a te Franco, anche a Luca. Un pilota mi ha anche confessato, dice, ma Luca ci consiglia anche che tipo di mutande mettere in gara? Che potrebbe anche influire positivamente. Il sudore effettivamente. Quindi devi consigliare ai piloti che tipo di mutande indossare. Sì, ok, ragazzi, non scendiamo nell'intimo, ragazzi, per favore. Va bene. Allora, Cavasciuti si è schierato e tutti gli altri piano piano. Esattamente. Vediamo un po'. Io sono su Cavasciuti, eh? Attenzione, metto il mio visore sul primo, vediamo. E io metto su Masciulli, così vediamo se da dietro scatta qualcosa di interessante. E il nostro Padawan va su Laino, ok. Esatto, vai. Va bene, esatto, io sono su Laino, perfetto. Benissimo, vediamo che succede, ragazzi. Attenzione adesso alle stelle, il cuore sarà a 200.000 battiti e tutti ad aspettare il semaforo e a cercare di avere uno stacco di frizione perfetto. Ancora qualche istante, attenzione alle temperature del motore, a stare fermi. Mamma mia, ci sono momenti sospirati, guardiamo. Manca quel famoso battito di cuore nel film della 24 ore. Esatto. No, questo è l'ultimo pilota nel schieramento che se la prende comoda per far soffrire chi sta in pole. Esatto. Per farlo proprio, dice, ecco, così dai, no, vado piano piano, perché sennò la bandiera verde dietro il commissario, ecco, la può dare. Pronti? 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 Partiti! Via! Partiti! Le vetture con Zagoli anche dietro. Vediamo, sono sorpreso, Zagoli ha cercato di buttarsi, eccole qua, eccole qua, ecco che detto che vanno nell'erba, però sono riusciti a tenere la macchina sia Laino che Masciulli. Zagoli non è riuscito a approfittare, però adesso Zagoli si fa cattivo su Masciulli, ma resta leggermente più esce dietro. Gabrielli subito dietro, eh sì, e Cavasciuti vedo che ha allungato leggermente. Mamma mia, hanno preso un rischio pazzesco sia Laino che Masciulli, perché sono andati larghissimi. E in quel caso Zagoli, che era dietro, non era all'interno, ha tenuto una traiettoria corretta, ma non è riuscito a inserirsi. E i tre Pescara, come i tre moschettieri, che poi erano quattro, sono ancora là davanti. Ma il quarto l'hanno preso in saldo. Vabbè, comunque c'è Masciulli nel terzetto e Zagoli dietro, Gabrielli pure, insomma, vediamo cosa combinano questi signori. Poi abbiamo Leone, Mazzatente, Spinelli, Vazzola, Zeni, Merlino, Farina, Giannetto, Massafra, Rinaldi, Vannotti, Furia e Pantelis. Che la Spinelli che è molto vicino a Mazzatente, Spinelli attaccato a Mazzatente, Spinelli all'interno, attenzione, Spinelli staccata la prima, vediamo, è la erba di casa mia. Però lì si è preso un idolo boato dalla folla, perché ricordiamo che Spinelli qua è l'idolo della folla. E infatti volano questi reggi senini, non si sa bene come, ma stanno volando. Regia Gabrielli su Zongoli, secondo me il buon Davide lo supera a breve. E si è composto. Si è emozionato. Sì. Stasera avremo il nostro bel da fare, perché la pista è corta, la gente è tanta e ha voglia di così di farci diventare matti, sì.
Comunque io prevedo doppiaggio ovviamente prima, beh, sicuramente. Fine, quindi un bello shuffle, un bel mischiare le carte, che il doppiato è sempre un'incognita. Sì. Un bello che? Shuffle, mischiare. Yeah, mischiare le carte, shuffle. Sono anche i manettini quelli rotondi che ci sono sulle macchine. Shuffle, ecco. Mamma mia. E poi ragazzi, c'è anche la famosa canzone, no? Harlem Shuffle. Sì, vabbè, vabbè. Ok, ai tempi di Barry White vieni correndo, ok. Esatto. Vabbè, ai tempi nostri, Franco, siamo i vecchietti, ricordalo sempre. No, questa cosa. No, io sono il vecchietto, io sono il vecchietto, perdono. Quanti ne hai, cazzo? 5-5. Ma va via anche mio, che ne ho 61, è vecchio morire. Nonno, allora, nonno Franco. Eccola là. Nonno Franco, papà Gianluca e il cugino Luca, che è giovane. Si è ancora avvicinato a Mazzatenta, ha fatto un'azione di sugo cercando di entrare in un posto impossibile. Però vedo Spinelli, ragazzi, che vuole. Deciso Spinelli. Sì. E vedo che vedendo questi reggiseni ha preso una bella carica emotiva. Perché lo vedo molto. Molto determinato. Molto determinato, molto inguppato su Mazzatenta. Sì. Guardiamo se riesce a uscire bene, diciamo, in questa serie di curve lente e prendere la scia sul rettilineo, ci può volare ancora qua in fondo, eh? Attenzione che questo, adesso stiamo, attenzione, quindi come Safra in contatto con Rinaldi, si sono toccati e mi sa che Rinaldi ha la macchina danneggiata, perché la vedo fare movimenti strani. Sì, andiamo lì davanti, torniamo da Spinelli, dai, torniamo da buon Spinelli. L'idolo Spinelli, delle folle. Esatto, l'idolo delle folle che cerca sempre di mordere il sedere di Mazzatenta. Lo vuole assolutamente volare, gli sta appiccicato come uno sticker, ricordiamo. Ricordiamo che quante prima qua ha fatto un'azione di disturbo, Mazzatenta ha bloccato, quindi potrebbe avere anche. Mazzatenta sull'erba! Sì. Mazzatenta sull'erba e Spinelli dietro, gli è incollato, ma qui perde qualcosina perché ricordiamo, curva veloce, l'aerodinamica rompe le scatole. E eccolo ancora Spinelli che non vuole assolutamente mollare Mazzatenta. Qui ci sono la serie di curve lente, vediamo se riuscirà ad avvicinarsi nel dritto. Vediamo che Spinelli nella parte centrale sembra averne un po' di più, ma gli manca qualcosina, diciamo, sul dritto per passarlo. Certo è che con questo tipo di pressione abbiamo visto anche Antonio che giustamente sta guidando al limite, quindi può fare degli errori e deve stare molto attento. Attenzione che Spinelli mi sembra che stia prendendo ancora la scena. Spinelli si sta avvicinando ad una velocità incredibile. Spinelli all'interno, azione di disturbo e ancora Mazzatenta blocca. Attenzione che però dietro c'è Merlino, Merlino può fare, Merlino, attenzione che è lì come la famosa civetta che sta lì e magari aspetta nel momento buono, anche perché vedo che Merlino anche lui si è attaccato a Spinelli. Mamma mia, questo trio ci sta facendo veramente impazzire. Guarda Spinelli dentro, Spinelli dentro di cattiveria. Attenzione che Merlino ne approfitta, Merlino all'esterno, ragazzi, questi due piloti hanno fatto veramente un capolavoro, chapeau tutti e due. Merlino, guarda cosa ha fatto Merlino. Ha un assetto perfetto, non si è spostato di un millimetro. Quindi sta bene, dico. Spinelli, esagerato. Eccessivo, direi. Spinelli esagerato, però è ancora lì. Gli ha lasciato 45 centimetri e Merlino si è infilato passando. Ha fatto una manovra incredibile, veramente grandissimo Merlino, che prima ha passato all'esterno Mazzatenta appena avuto il problema alle gomme e poi ha fatto veramente un sorpasso chirurgico su Spinelli. E adesso vediamo che Spinelli è ancora dietro Mazzatenta, che secondo me può avere dei problemi alle gomme perché ha spiattellato in diversi punti. E sicuramente. Attenzione a Manuel Farina dietro, che nel frattempo la bagarre del trio si è inserito e battaglia anch'esso. Ma quanto ci stanno facendo divertire questi ragazzi, incredibile. Sì. Il 4 dell'Ave Maria, ragazzi, stasera ci sta andando grande spettacolo. Ma vedo attenzione, Mazzatenta. Sì, e tu l'avevi detto che era una curva che alcuni piloti la facevano in terza, ma bisognava stare attenti al posteriore. E infatti, perché sembra sempre facile vedere gli altri guidare, ma poi quando
sale sulle vetture è tutta un'altra storia. Perdonatemi, no, niente, sto dicendo niente, andate avanti. Io tornerei un attimino sulle prime posizioni, perché la Ino ha recuperato un bel po' su Cavasciuti, almeno un mezzo secondo. Assolutamente sì, 754. Sì, credo prima che... ne aveva 1 e 2, 1 e 3 di differenza. Sì. Anche se Cavasciuti, diciamo, ha fatto segnare il miglior giro, però vedo che probabilmente la Ino, una volta che ha scaldato le gomme, si cerca di portare sotto. E Cavasciuti ha problemi secondo me con le gomme, che lo vedo meno preciso nelle curve, che spava. Non come prima, quindi forse gli ha tirato un po'. Non è che magari gli è finito un registro in macchina e quelli che bava. Ah, non so, possiamo chiedere a fine gara. Un push up da qualche parte. Non so. Luca consigliava questo tipo di abbigliamento in gara, non so, potremmo chiedere. Sì, perché diciamo che fa salire un po' la tensione per quelli che spero. Ho capito, certo. Ah, benissimo. Ah, ecco perché tanti ordini online da Calcedonia stasera. È vero, hai visto? Ah, guarda là. Vabbè, torniamo noi al sesto giro. La situazione è Cavasciuti, Laino, Masciulli, Zongoli, Gabrielli, Leone, Merlino, Spinelli, Farina, Mazzatenta, Paola Ovezzola, Gianfranco Zeni, Rosario Rinaldi, Quirico Massafra, Luca Furia, poi abbiamo Pantelis, Francesco Giannetto e basta, perché Ettore Alessandro è la direzione e il nostro Padawan è qui con noi. Stiamo guardando i tempi, niente, Cavasciuti ha rimartellato giù di 1.11.5, seguito da 1.11.6 di Laino e un altro 1.11.5 di Masciulli. Sostanzialmente i tre Prescara stanno facendo un altro mestiere, come si suol dire, perché pensate un po', la squadra dietro, che è l'HG Sport, sta girando un 12.2 ben... sostanzialmente 7-8 decimi di passo, infatti ha già un ritardo consistente il primo degli altri Zangoli a circa 6 secondi, seguito poi da Gabrielli, quindi effettivamente devo ammettere che qua il Pescara ha trovato qualcosa nella a quadra giusta, diciamo, questa vettura che sì, che non sono sicuramente riuscito, anche perché ha fatto il best in ogni settore, quindi devo dire che è abbastanza impressionante la cosa. Stavo guardando se Nelly riusciva a ricucire su Merlino, ma c'è ancora un po' di distacco, mentre Farina ha preso un po' di distacco anche lui da Spinelli. Mazzatenta, dopo diciamo la sfuriata iniziale, ha perso un po', però è sempre anche lui lì cerca con le unghie, con i denti, di restare accappato al pezzo. E da dietro c'è Fazzola Paolo, che piano piano vedo avvicinando a Mazzatenta, infatti. Esatto, e tira anche leggermente più forte di Mazzatenta, quindi secondo me a breve qualche giro vedremo un altro duello con Antonio protagonista. Poi invece c'è Luca Furia e Massafra che sono ai ferri corti perché sono divisi da solo 4 decimi. Vediamo se picnic fuga di massa di lumache e formiche, sì. Pure che attenzione, scusate un attimino, vi interrompo, ho visto un certo Giuseppe Laino che si sta accodando a Cavasciuti, torniamo lì davanti, vedete che due signorotti qua del Pescara Corse si stanno così allegramente avvicinando, e c'è anche un terzo, c'è anche Masciulli, guardalo là. Sì, sono tutti lì, d'altronde erano un decimo in qualifica e in gara ovviamente vogliono far vedere quanto sono stati, diciamo, efficaci e perfetti nel mettere appunto la vettura di guida, e infatti sono tutti lì che la stanno giocando. Qui il livello credo che sia molto alto, perché in camera car parlano da sé, non fanno la benché minima sbavatura, non c'è un errore, anche perché il minimo errore in questi termini puoi pagarli dal punto di vista posizioni, e stanno cominciando i doppiati, attenzione. Andrei un attimino sull'idolo delle folle, Spinelli, che sì, è sì, attaccato sì, sì, a Merlino. E quindi grande Spinelli, non ha mollato il colpo, anzi, come dicevamo prima, quando si tratta di esperienza, Spinelli credo che ne abbia da vendere, infatti, assolutamente con calma di passo, diciamo, riuscito
in una situazione un po' disperata, è riuscito a riportarsi sotto. Ovviamente ogni volta che passa sotto la tribuna, reggiseni che volano ovunque. Trema l'asfalto, tanto è il boato, tipo arena dei gladiatori, no? In stile romano, e Spinelli si sta annusando gli scarichi di Luciano Merlino. Sì, è ancora lì e ovviamente non ha mandato giù il fatto che l'abbia superato dopo che lui aveva superato Mazzapente, quindi, e ripeto, con grande esperienza, un passo, sta andando a riprenderlo, eh. Sta girando anche bene, perché stavo guardando i tempi, Spinelli gira, ha girato in 12.3 contro il 12.6 di Merlino, quindi decimo dopo decimo si sta riavvicinando. La nostra vecchia volpe, nonché, come dici tu, idolo delle folle, sta facendo vedere di che pasta è fatta e sta snocciolando la sua ormai lunga esperienza come leader e patron della Blue Bolt, e insomma tanta roba, tanta roba. Comunque il buon Cavasciuti ha guardato negli specchietti, ha visto Laino, ha detto quanto mi distacco un attimino, che questo mi dà un po' fastidio. Ma faranno 1-1 di differenza. Sì, infatti 1:51 in questo momento. E Masciulli sempre terzo, che osserva, diciamo, i due. Farina, che c'è Farina? Farina su Vezzola Paolo, che l'ha passato. Molto bene. Io tornerei lì davanti, mi intriga così il buon Spinelli, però avete notato che Zongoli ha recuperato un pochino di più, o sbaglio? Zongoli si trova adesso circa 9 secondi, tirando sul 12.3, credo che anche è a 7 secondi da Masciulli, comunque un po' distante. Comunque il passo dei primi è sotto il 12 e Zongoli fa fatica a scendere sotto il 12, però è quello lì. Infatti per dire l'ultimo giro hanno fatto Cavacciuti e Laino, un tempo di fotografia è un 11.5. Ok. Masciulli 11.7, Zongoli 12.3, adesso ha fatto 12.1, comunque ha preso 4 decimi da Masciulli. Gabrielli 12.4, Leone ha fatto il suo best, 12.7 che è diventato 12.8, Merlino 12.1 seguito da Spinelli in 12.5. Adesso attenzione, Spinelli 12.1, sta rispetto a Merlino, quindi gli ha rubato un altro decimo, e secondo me Spinelli lo va a prendere, perché lo vedo molto determinato. Intanto io vi comunico che Pantelis e Giannetto sono stati squalificati dalla gara. Probabilmente hanno preso un drive-thru o qualche cosa e sono stati squalificati ed estromessi dalla gara, dalla competizione. Siamo, signori, al 12° giro su 34 e mancano abbiamo 22, giusto? Sì, 22. Esatto. Come gomme, come saranno? Quanto ci vorrà ancora? Ormai credo che tutti vadano per una sosta, perché siamo circa a metà gara, quindi... Sì, beh, una sosta ci sta, perché io sto guardando il consumo del graining e non ce n'è un granché, onestamente. Nel frattempo Spinelli ha fatto un erroraccio in curva e quindi ha perso un sacco di tempo su Merlino e dovrà ricostruirsi, diciamo, quello che stava guadagnando. Comunque volevo far notare che negli ultimi 4-5 giri solo 3 piloti sono scesi sotto l'1.12, Cavasciuti, Laino e Masciulli. Sono tre dell'Ave Maria, diciamo, stanno monopolizzando questo Gran Premio ancora dalle qualifiche, devo dire. Ma io sarei lì che stanno monopolizzando il campionato. Anche Sì, abbiamo fatto il giro di po', su 6, questa è la quarta gara, adesso ci sarà questa e le ultime due, quindi se le giocano proprio nelle ultime due Gran Premio. Dove siamo la prossima volta? Dove siamo? Lo sapete? Un attimo solo. Non ricordo a memoria. Se non lo sei tu. Andiamo in terra d'Ungheria, l'Ungaroring. Sì, confermo, un Ungaroring, poi Interlagos, l'ultimo Adria. Ungaroring circuito di Formula 1 intero? Sì. Quello è un altro circuito di quelli tecnici, di quelli tosti. Molto molto difficile anche lì.
Bisogna sperare che le squadre, diciamo, dietro riescano a trovare qualcosa che hanno trovato in Pescara nel setup, perché effettivamente hanno una macchina in Pescara molto ben orientata, che riesce a andare, inserisce bene in curva, è precisa, il metro freno sta inserito, insomma. Il camera carta è chiaro. Mi fa specie che il buon Cavacciuti stasera è in palla e da un secondo e 61 al vecchio leone Giuseppe Laino. Sì, anche perché Cavacciuti, essendo poi un cartista, secondo me su questi punti lui si dovrebbe trovare, diciamo, molto a suo agio. Ma dalle due parti mi pare che ci sia anche la pista di Lonato, o sbaglio? Infatti la pista di Lonato ce l'ho qui a pochi chilometri, e non dimentichiamo che Cavacciuti, il papà di Cavacciuti, è il proprietario dell'omonima scuderia Cavacciuti di Racing, e quindi secondo me lui ha fatto parecchie gare in campo anche internazionale, che fa secondo me, perché io mi ricordo che la GP comunque anche le Winter Cup eccetera, cioè gare proprio di livello anche mondiale, le ha sempre corse, quindi voglio dire, un pilota di Carlo mette sul cartodromo è ovviamente la differenza. Beh, ti è, allora, è un invito a nozze. Aspettavamo qualche duello perché i tempi siano stabilizzati, anche i distacchi. L'unico che vedo, diciamo, potenzialmente è Farina su Pazzola. Farina piano che non c'è, lo sta recuperando, diciamo, gira, l'ultimo giro ha guadagnato dei 7 decimi, vediamo se riuscirà ad accodarsi, poi andarlo a prendere una cosa, passarlo una cosa. Recuperarlo un'altra, ovviamente. Sì. Io stavo guardando prima un particolare che ho notato sulla pista. Avete notato che nel rettilineo sul banking i piloti si inseriscono sulla destra e c'è una montagna di gomme lì di fianco che protegge il muretto. Mi fa una paura tutte le volte che si avvicinano. Tanto Pazzola è andato leggermente largo, diciamo, nella curva, sul rettilineo opposto, però poi è riuscito a tenere dentro la macchina, e Farina lì dietro che sta cercando in tutti i modi di avvicinarsi il più possibile. Intanto Berlino e Box apre le danze, e bisogna vedere se Spinelli riuscirà, diciamo, a sfruttare questa cosa a suo vantaggio, nel senso, copia la strategia o cerca di star fuori qualche giro in più per avere gomme più fresche verso la fine, perché 16 su 34 sembra un po', non è proprio a metà. Berlino sta uscendo in questo momento e Spinelli è sul banking. Spinelli è rimasto fuori, adesso vediamo se entrerà su Spinelli oppure decidere di restare fuori se ha ancora gomma. Andiamo a vedere, intanto diciamo che Merlino è davanti a Farina, quindi starà andando a prendere Battola, vediamo se dovrebbe passarlo agilmente, gomme fresche, gomme nuove, però vediamo. Questa situazione secondo me potrebbe favorire in qualche modo Spinelli se sta fuori, perché Cavacciuti dai box, anche lui una sosta sì. Anticipata, probabilmente vuole fare l'undercut sui suoi compagni per non rischiare nulla, bisogna vedere però se non uscirà nel traffico, e già vedo che c'ha una macchina davanti, che è quella di Zongoli. Sì, bisogna vedere adesso, perché uscire nel traffico in questa situazione potrebbe favorire involontariamente uno dei suoi compagni. Vediamo Spinelli nel frattempo sta rimanendo fuori, perché spera che Battola gli faccia un po' da blocco Merlino. Infatti Merlino è andato ormai su Battola, guardiamo se riesce a superarlo. Ogni giro che sta dietro c'è ancora un rischio di restare dietro a Spinelli. Guardiamo, Merlino si sta impegnando a fondo, mamma mia, ha preso l'erba, è finito larghissimo, dietro c'è anche il suo compagno Farina. Però lo vede? Qua purtroppo la dinamica viene disturbata, e a questo punto vuoi vedere che Spinelli qua si è avvicinato tantissimo. Merlino Battola si è avvicinato tantissimo, sa che sta perdendo molto, e nel frattempo partiamo ancora Merlino all'interno, staccatona, mamma mia. Guardiamo, secondo me Spinelli dovrebbe entrare adesso invece con Spinelli, con
Perché adesso Merlino avrà pista libera. Nel frattempo Gabriele ai box. Dato anche Davide si è fermato. E guardiamo se Cavaciutin. Cavaciutin non è ancora riuscito ad arrivare Tongoli. Però ha fatto l'ultimo giro, signori, in 1:11:02. Un però tempo praticamente da qualifica. Mamma mia, credo che con l'11:02 partiti nelle prime 7. Mamma mia. Sta spingendo come un dannato, non vuole rischiare nulla rispetto ai suoi due compagni, però adesso avrà il traffico di Zongoli. Sicuramente sta facendo la sua vara, quindi non si può. La Ino è entra i box in questo momento. E sì, ci vanno anche Masciulli e Zongoli favorendo, diciamo, secondo me, anche Cavaciuti, perché questo punto a pista libera. Masciulli davanti, Laino è fermato adesso, Zongoli adesso. Però io ho notato una cosa, che Zongoli è entrato di gran carriera nella corsia box, superando la macchina gialla, che sono su chi sia, mi pareva senza avere il limitatore attaccato. Ai. È la mia impressione, posso sbagliare? Guardiamo se vedremo se c'è un dai primo qualcosa. Allora, Masciulli deve rientrare ai box. Cavaciuti a 13 secondi di distacco. Io ho fatto un conteggio, i tempi per entrare e uscire siamo sugli 11-12 secondi. Quindi, secondo me, se... Sono lì qua, Cavaciuti deve tirare perché può correre un rischio. Comunque adesso stanno entrando tutti quanti i box, ho visto, Masciulli è entrato, Masciulli è entrato. L'altro è entrato come l'ha fatto il miglior tempo, quindi Masciulli sta spingendo la macchina. Masciulli sta partendo. Ecco qui. Cavaciuti sui box. Secondo me Cavaciuti passa. Cavaciuti passa e mantiene la prima posizione. Mantiene la prima posizione a circa un secondo e mezzo da Laino, Masciulli addirittura dietro Laino. Alessio Spinelli ai box, attenzione. Sta uscendo in questo momento. In questo momento. Esatto, vediamo se riesco a recuperare la posizione su Merlino, che si trova adesso nell'ultima curva e si sta lanciando sui primi. Secondo me sì, Spinelli ci potrebbe aver regalato una magia, guardiamo. Esce fuori qui al limitatore e Merlino passa in questo momento, vediamo. Mamma mia, Spinelli è davanti costantemente, sì. Grandissimo Spinelli. Sì. Dopo l'errore è riuscito a testa bassa a recuperare il gruppo e a giocare con la scudo, perché Merlino, facendo l'undercut, è finito in mezzo al campo. È la folla urla il suo nome. Sì, e nel frattempo con un doppiato si centra, no, non ci credo. E arriva Merlino e gli fa... Ah, volevo te fare forma, era meno! No, ma non ci credo mai nella vita. E qui è partito un rosario da Santa Ada, da Santa Zaccaria, tutti per intero. Non so se non l'ha visto, però forse lui poi è entrato come se non ci fosse. Adesso bisogna vedere anche se la sua macchina non sia stata danneggiata, credo che... Mamma mia, che peccato, perché aveva fatto una... Una bella cosa, sì. Aveva fatto una bella, veramente una fuba, uno da uno di esperienza com'è. Allora, Farina su Mazzatenta nel frattempo. Purtroppo si è spostato, però purtroppo ha perso il contatto con mio amico. Farina su Mazzatenta, sì, eccoli qua. Per la nona posizione. 13 giri al termine. Sì. Abbiamo mai passato il giro di boa. Questi 34 giri sulla pista dell'Outring, detto anche cartodromo, come dice il nostro Padawan. Nel frattempo Cavaciuti, giusto per non farsi mancare nulla, ha deciso di fare il giro più veloce in 1:10:09. Attenzione, Farina su Mazzatenta si è ravvicinato ulteriormente. È lì. Laino ha risposto 10:06, Laino, il vecchio leone, come lo chiami, sta dicendo: caro il mio Stefano, io sono qua, e lo vedo che è molto, si sta avvicinando molto, tra l'altro
credo che abbia fatto il suo miglior settore centrale, guardiamo. Sì, 1:10.674, il suo miglior tempo. Mamma mia, assoluto. Mamma mia, ragazzi, la Ino Leone ruggisce, eh. Poi che non dimentichiamo che Cedric Mascini hanno le gomme leggermente più fresche, perché Cavalcetti, per non rischiare, ha fatto un undercut. Adesso vediamo questi qui cosa faranno. Lo vedo molto vicino, c'è anche un doppiato lì davanti. È veramente un po' più lì. Mamma mia, si sta avvicinando tantissimo. Sì. Mamma mia, ho che capacità del problema che sta risparmiando del tiro, non lo so, ma. Mamma mia! Si sente un ruggito del leone nella savana. Sì. Sto prendendo anche la scia. Attenzione, all'esterno, attenzione intimidatoria. No, alzato. Sì, ovviamente. Non è il momento giusto, avrà pensato. Però sinceramente così vicino. 285, tra l'altro 10-6, cioè, l'ultimo giro ha girato 10-8 contro l'ultimo 4 di Cavalcetti, lui ha recuperato ben 6 decimi di secondo. Mamma mia, controlli al limite, ma voglio rimanere lì dietro, vuole mettergli pressione. Vedete Cavalcetti dall'alto della sua esperienza, intanto un piatto fuori pista, dato la sua esperienza sa che deve gestire, però insomma lo sto tenendo forse un po' troppo vicino. Masciullo in tutto questo a un secondo e tre dice, ma quasi se questi due un attimino hanno un'incertezza. Mamma mia, ma la Ivo è vicinissimo, guardiamo se riesce a sfruttare la scia. Forse Cavalcetti, ci vorrebbe un bello onboard della regia di Laino su Cavalcetti. Ancora all'esterno. E incrocio di traiettoria. Incrocio! No, molla Cavalcetti. Ha la traiettoria in testa e quella tiene. Sì. Nel frattempo Cavalcetti dietro le spalle gomme, quindi un po' dietro. No, credo che Cavalcetti, non so, ospita. Attenzione! Mamma mia, che duello incredibile! Ma cosa ha fatto la Ino e Cavalcetti? Che duello, mamma mia! Hanno rischiato molto. Cavalcetti hanno fatto una curva appaiata, girando il fare step, ma la Ino non molla per niente. E ovviamente Masciulli è subito arrivato. E Masciulli anche lì, ma credo che Cavalcetti abbia dei problemi perché sta girando inspiegabilmente alto negli ultimi tiri. Sono 1:11.7, stessi tempi hanno fatto, gli stessi tempi perché? Nell'ultimo giro. 1:11.698. Ma prima tirava dai, adesso 1:17, secondo me Cavalcetti deve avere qualcosa. Attenzione, può ancora prenderci qua. È più vicino, finta all'esterno, va all'interno. Ancora esterno. Troppo esterno. E chiaramente Masciulli. E arriva Masciulli. E adesso lo attacca Masciulli, che Masciulli, Come si dice che tra i due litiganti il terzo gode? Soprattutto Masciulli, ragazzi, secondo me è quello che ha le due più fresche, credo che sia l'ultimo che si sia fermato, quindi guardiamo se il gioco da scooter riesce, però vedo che sta staccando un po' di problemi a controllare la vettura, vediamo. Mamma mia, la Ino quanta, la Ino ne aveva di più, però ovviamente su questo circuito, come abbiamo detto, non è facile superare, purtroppo non è riuscito, anche se devo dire che la Ino ha provato una manovra fantasiosa, perché ha fatto due finte all'esterno e quando sembrava che si provasse ancora all'esterno in realtà è andato all'interno per poi andare all'esterno. Adesso Masciulli vede un po' più staccato. E c'è Marco Vannotti che sta arando anche nei prati, in ultima posizione. Io sto scorrendo, ma mi pare che siano un po' tutti congelati. Coloro che ci stanno facendo saltare sulle poltrone sono i primi tre, perché in questo momento Masciulli si è riportato sulle terga di Cavalcetti. Attenzione. Sì. Lì a 4 decimi e non so se Cavalcetti ha un calo di gomme o non lo so, però
vado a vedere. Faccio un po' più fatica, però. A volte riprende, a volte non che adesso. Vediamo che davanti ci sono dei doppiati e attenzione perché sappiamo che Masciulli è un furbino, prima è stato lì ed è stato l'esatto momento, diciamo, per portare l'attacco, quindi attenzione che questi doppiati potrebbero magari in qualche modo favorirlo. Attenzione qua vicino, guardiamo che Tavaciuti è leggermente una trazione migliore, i doppiati. Uno si è spostato, l'altro continua in perterrito. Ecco, e questo potrebbe favorire in qualche modo Masciulli, perché se lo trova davanti Cavaciuti, anche lui l'aerodinamica è disturbata. Attenzione, Cavaciuti è bloccato il posteriore. Comunque Cavaciuti ha un problema sulla gomma anteriore lato destro, è ecco. Segnato di brutto. Infatti probabilmente ha spiattellato, ha fatto qualcosa, perché i suoi tempi comunque non sono eccessi come quando era uscito all'inizio. Comunque Laino è lì, Masciulli pure, Cavaciuti, i tre dell'Ave Maria insomma sono sempre qua, sì. Tanto vedo che Laino si è anche lui riaccodato, esatto, cioè, non ha mollato niente, adesso c'è un doppiato davanti che non se ne accorge, però finalmente sono passati entrambi. E mancano sette giri, eh? Mamma mia, per Cavaciuti saranno giri al cardio, perché veramente ne ha dietro due di mastini, non uno. E con la gomma messa male. Vediamo. Facciamo un recap: Cavaciuti, Masciulli, Laino, Zongli, Gabriele, Leone, Merlino, Spinelli in ottava posizione, Manuel Farina, Mazzatenta, Vazzola Paolo, Rosario Rinaldi, Luca Furia, Gianfranco Zeni, Quirico Massafra e Marco Vannotti a due giri. Bene, torniamo lì davanti. Vedo che fa sempre più fatica Cavaciuti, un'altra scodata con il posteriore e Masciulli piano piano senza attaccare. Attenzione. Ma era troppo lontano. Sì, però ma non ha fatto, diciamo, un vero e proprio attacco, ma continua a fare queste azioni di disturbo, continua ad andare vicino, continua a fargli sentire la pressione del fiato sul collo. E Cavaciuti vedo che sta facendo fatica, blocca il posteriore, vedo che la posizione fa fatica, bisogna vedere, perché i giri che mancano sono pochi, perché sono sei giri e ovviamente la vettura che sta dietro fa fatica con l'aerodinamica, però veramente portare a casa una gara così con sei giri, con uno dietro attaccato al collo, non deve essere per nulla facile. Assolutamente. Comunque io penso che negli ultimi tre giri, dal 31esimo al 34esimo, vedremo dei gran numeri di fuochi d'artificio in questa pista bellissima. Allora ragazzi, dai, al solito, ordine d'arrivo finale. Pippo Paperino è qua. Allora, Eros e Pippo, Giuseppe qua e Stefano. Va bene. Dai, avanti, dai, sbilanciatevi. Ma io la baracca va asciutta a mantenere la Io dico di sì, assolutamente. Pongo fiducia in buon Stefano Cavaciuti. Stefano Cavaciuti? Io dico che è una bella sfida, bisogna vedere. Che Masciulli. Chi perde si beve un cartone di Tavernello. E chi vince una bella confezione da sei bottiglie dell'otto di Luca. No. Dell'otto di Luca. Esatto. Che ne ha prese almeno 30 confezioni, ho visto. Quindi, sì. Perché sono tornato al lavoro, mi ha detto vai a prendere il vino. Esatto. Non te lo bere tutto, aspetta la fine del campionato, così poi festeggiamo tutti quanti. Il nostro padawan. Esatto. Mamma mia. Allora, vediamo un po' dietro. Il buon Spinelli sta arrancando, perde l'avantreno ad ogni curva, poverino. Poverino, sì, probabilmente ha rotto qualcosa nel doppiaggio che non si è fatto da parte in me. Va bene. Sì. L'idolo delle folle. L'idolo delle folle, colui che ha fatto sventolare le registrazioni delle donne. Dove non arrivò il marito, arrivò Spinelli a far a far sventolare il braccio. Bella questa. Arrivò il marito, arrivò Spinelli. In tempi di quarantena. Sembrerebbe strano, però. È vero. Quattro giri alla fine
Ok, concentriamoci sul terzetto. Eh sì, Masciulli, poi credo che sia, vedendolo, credo che sia in qualche modo, magari spostando il partitore di frenato e gestendo magari l'accelerazione, si è riuscito a risolvere un po' di problemi che ha, perché tutto sommato sta ricominciando a girare su un basso, quindi vuol dire che è riuscito a risolvere. Però attenzione all'Aino, l'Aino si è avvicinato a Masciulli, attenzione, non vorrei che anche lui desse la zampatina. Il leone è ancora lì, Sì. Intanto che mancano 3 giri, io chiederei alla nostra regia quanta gente ci sta guardando su Facebook. Un benvenuto, va bene, chiederemo poi. Intanto il registro lo perdiamo, no? Non è attento, sta preparando la torta di mele, non si sa. No, è ancora in elicottero, fa l'atterrare un attimino. Ancora in elicottero. Mamma mia ragazzi, quanto è vicino Masciulli. Molto vicino, che nelle ultime due curve ci sono dei doppietti davanti. Attenzione, ci sono dei doppietti davanti. È qui. Attenzione, qua scodando leggermente, ma qua in trazione, Cavaciuti sembra averlo un po' di più, infatti riesce a prendere quel brivio, quel distacco che poi non Masciulli non riesce più a colmare. Già, ma hai sentito quanto è poetico quel brivio? Sì. Cioè, Leopardi confronto lui e nessuno, eh. Attenzione al doppiato che questo è lo stesso che ha buttato fuori anche Spinelli, vabbè, questa volta si fa da parte. E lei vicino a Masciulli, sono attaccatissimi. Mamma mia, guardiamo qua. Ennesimo doppiato davanti, vediamo che succede adesso. Mamma mia, qua potrebbe essere veramente la grande occasione di Masciulli, perché il doppiato gli resta, diciamo, gli fa un po' da tappo nell'ultima curva, potrebbe Masciulli stare attaccato a Cavaciuti e cercare di sfruttarne la scia. Nel frattempo, signori, non dimentichiamo che l'Aino è dietro Masciulli, ci prova all'esterno. Mamma mia, anche l'Aino, il leone è tornato. Lui è alla fine, è praticamente degli scari. Il leone è Attenzione. Questa è una battaglia vera. L'Aino all'esterno. No, Masciulli dall'interno è rientrato. Mi hanno perso un po' contatto, probabilmente Cavaciuti qua ha fatto un sorriso 36 denti. Sì, Cavaciuti qua si è preso forse tutto vantaggio. Ok ragazzi, questo dovrebbe essere l'ultimo giro. Suppongo di sì. Ultimo giro. Secondo me la vittoria ce l'ha abbastanza in mano Cavaciuti. Vediamo se l'Aino si è un po' staccato da Masciulli, probabilmente ha chiesto un po' troppo. Peccato perché l'Aino qua effettivamente in gara aveva qualcosa in più, ma qua sono anche questo qui, e devo dire che Cavaciuti l'ha gestita in maniera veramente splendida. È riuscito a fronteggiare tutte le difficoltà della vettura che l'hanno assalito subito dopo il cambio gomme, e non dimentichiamo che è riuscito a parare indietro gli attacchi di l'Aino prima e Masciulli poi. E devo dire che Paul, il giro più veloce di Laino, comunque ha tenuto un ottimo passo, e credo che la vittoria sia strameritata. Non lo scopriamo di certo oggi, Stefano Cavaciuti. Comunque sono di nuovo tutti lì, ultime curve. Cavaciuti c'ha il doppiato, ma ha detto non ci provo nemmeno, mi accodo. Infatti. E signori, The Winner is Stefano Cavaciuti. Dietro Masciulli, Laino, Zongoli, Gabriele, Leone, Merlino, Spinelli, Farina, Mazzatenta, Vazzola, Rinaldi, Furia, Zeni, Massafra e Vannotti per ultimo. Parata del Pescara Team, adesso vediamo la Blue Ball che arriva con Zagoli. Zongoli, scusate. Dietro di lui c'è Gabrielli. Loro hanno fatto un'ottima gara, hanno tenuto il loro passo, purtroppo non sono sempre stati lontani, quindi non sono stati inquadrati perché non hanno fatto una gara. È arrivato anche Leone completando il terzetto della Blue Ball. Merlino che si è infilato davanti allo sfortunatissimo idolo delle folle Spinelli. Farina dietro a Spinelli sta concludendo il giro. Poi credo che c'è Mazzotenta, Mazzola, Rinaldi, Furia Zeni, Massafra e Marco Vannotti.
Bella gara. Adesso sentiamo se il nostro regista andrà giù nella pit lane a recuperare qualche ospite, così lo intervistiamo, visto che ci hanno così detto che non li intervistiamo mai. Allora stasera ci facciamo l'angolo del pettegolezzo. Ricordiamo che il prossimo appuntamento è al Ungaro Ring, cari signori, il giorno 20, no. Oh, guardiamo chi abbiamo. Abbiamo Gabrielli e abbiamo Spinelli, ragazzi. L'idolo delle folle. Lui che è riuscito a fare in una tribuna, a far sventolare i push-up e i body. Alessio, tu non lo sai, ma ogni volta che passavi sotto la curva c'erano le donne che lanciavano i reggiseni. Sì. Mamma mia. Ascolta, hai fatto... abbiamo commentato, hai fatto una grandissima gara e hai fatto una strategia su Merlino impeccabile. Peccato che ci ha pensato Zeni. Ho visto, purtroppo sei entrato Zeni, non so se non ti ha visto. Di sicuro non mi ha visto. Quindi purtroppo lì sei andato dietro, perché avevi fatto veramente una bella gara e ci hai fatto veramente divertire. Il duello all'inizio tra te e Merlino, e il compagno di squadra di Merlino, è stato veramente bello, molto emozionante. Si poteva far meglio. Bravo, complimenti anche da parte mia. Grazie. Il vecchio leone ha fatto ancora vedere una volta di che pasta è fatta, insomma. Ho fatto un paio di errori bischeri, attaccata, ho perso il punto preciso della lotta, ma insomma. Vabbè, dai, lo spettacolo ci ha guadagnato, siamo tutti così contenti e felici di questa cosa. Che abbiamo qui altro, ragazzi? Abbiamo il grandissimo Gabrielli. Ragazzi. Allora, dottor Gabrielli, buonasera. Allora, volevo fare subito una domanda così a freddo, no? Sì. Ho visto che su questa gara, ahimè, il team Pescara aveva un altro passo, no? Nonostante comunque tu hai questa. diciamo che però, almeno su queste qui che sto vedendo io, su questa qua veramente ho fatto di più. Nonostante tu hai ottenuto comunque un buon passo, hai fatto la tua buona gara, perché comunque eri uno dei piloti più veloci là davanti, cos'è che hanno trovato questi Pescara? Non lo so, ragazzi, non lo so, vanno veramente forti, a parte che sono bravi, perché comunque Cavaciuti lo conosciamo, Laino, Masciulli, li conosciamo tutti, sicuramente hanno trovato qualcosa nel setup comunque che gli dà quel qualcosa in più, sono bravi, perché non ci piove, sono bravissimi, però sicuramente hanno trovato qualcosa nel setup che va in più. E questo ci dà paga. Comunque sono forti loro, veramente forti. Ma riuscirà la Blue Volt a risorgere e a vedere, una volta che la vediamo, che riesce quantomeno a colmare il gap con questa Pescara qui? Perché noi abbiamo proposto di mettergli un elefante, ma secondo me la Blue Volt ha tutte le risorse per giocare. La Blue Volt sì, però io anche fosse non credo di riuscire a far piedi così con una mano, quindi questo è quello che posso fare. Di più non si può, ma nemmeno con due. Hanno trovato la chiave giusta e in questo campionato, a meno che un colpo di fortuna, è finito. Io fossi loro, ma annoierei anche. Comunque, hanno trovato qualcosa che gli ha dato il mezzo secondo minimo. Poi c'è la bravura, soprattutto in qualifica hanno qualche cosa in più di noi, molto più di noi, perché vanno come se niente fosse, ragazzi. Comunque complimenti a loro, siamo noi, eppure noi lavoriamo, perché io questa settimana mi sono fatto qualcosa con 1200 giri. Sì, infatti l'avevo sentito che l'avevi mandato i risultati. Tra l'altro ti vedo che sei sempre, nei server sei sempre impegnato. Sì. Speriamo che, guarda che alla fine il lavoro paga, eh. È solo questo tempo, prima o poi vedrai che secondo me ci arriviamo, dai. A fine campionato, quando è finito il campionato, metto un pista e sono primo. Bella questa, che bella immagine, bellissima. No, vabbè, ma quando c'hai un Laino, un Masciulli, attenzione anche Merlino, non giocate, perché pure Merlino è forte, eh. Merlino è forte, non guardate che lui viene da qualche anno fuori da Refactor 2, ma Merlino è forte,
quindi secondo me aspettatevi qualche cosa pure da lui, che poi la prima curva c'è stato un contatto fra lui e il compagno, io sono passato internamente perché sennò ce l'avevo davanti tutta la gara, pure perché per esempio Zeni ce l'ho avuto davanti tutta la gara, ma anche volendolo passare purtroppo ci sono delle cose che comunque in compagno di squadra, anche volendo, non potevo certo andare a rompere le scatole più di tanto. Sì. Poi abbiamo visto che questa pista qua non è una pista proprio così adatta a superare, si fa molto no, perché quando stai in scia, specialmente nel curvone a destra, che ero molto veloce su quel curvone a destra, niente, non potevo passare, perché non potevo proprio arrivare dietro, perché prendevo la scia e dovevo allontanarmi. Allora ho deciso di allontanarmi qualche secondo, altrimenti rovinavo proprio le gomme e cose varie. Quindi ho deciso, sto più lontano, tengo un passo di gara che mi consente di stare vicino a lui se dovesse commettere un sbaglio, lontano da quello che mi stava dietro, che comunque era pure quello un BBR Leone, che pure lui è fortissimo. Poi c'è anche un altro aspetto fondamentale per cui non si passa in questo mod. Io qualche occasione l'avrei anche avuta in più, ma non essendoci DRS, esatto, è una macchina che in scia acquista poco di più, ma per farla andare nei giri normali devi avere delle marce alte piuttosto corte, perché se no non ti tira il motore e non vai una sega. Però, quindi, la marcia troppo alta, però queste, marce, queste marce accorciate, quando gli arrivi un po' sotto che dovresti avere, sei al limitatore dei giri e la macchina sta lì e si pianta, quindi non sorpassi. O così o cosà, o uno fa l'errore o se no non sorpassi. Non so se si può chiedere a qualche... a qualche mod così che si può modificare, magari mettendo un DRS o che ne so, un boost, qualcosa per... Beh, penso che Fabio Caruso su questo è non dico che è il numero uno, ma insomma è uno che ci capisce parecchio. Appunto, magari per il prossimo campionato gli possiamo chiedere, ascolta, ma visto l'esperienza, quello lì puoi fare qualcosa per dargli, che ne so, il DRS o qualcosa così. Anche perché effettivamente quando voi battagliate, noi ci divertiamo un sacco, Certo, infatti... Quella è una cosa infatti che andrebbe fatta, cioè che magari si riesce ad avere quel po' di scia, quel qualche cosa che ti fa divertire un po' di più, ecco. Ma io, scusa, vorrei risentire com'è che la macchina che fa, che rumore fa? Ciao Davide, sono Gianluca, una domanda. Ciao Gianluca, dimmi. Allora, del trio delle meraviglie che ha facciuto di Marcello Laino, è un problema solo di setup o anche di hardware? Intendo dire, no, setup. Su che cosa stanno seduti, che sterzi usano? Setup. Sicuramente, poi anche il volante, quello conta tanto, perché conta, io ho un G29 che manco ve lo dico, però il volante conta tanto, perché mi ricordo benissimo che quando c'avevo il Fanatec c'avevo quei 3-4 decimi in più, so solo 3-4 decimi in più, ma valli a buttare. Qui si gioca proprio su questi piccoli particolari. Però vedete cosa c'hanno loro, però ripeto, stiamo sempre a parlare di Cavaciuti, che lo conosco bene perché stava in BBR, quindi è uno forte da sempre, è cresciuto con noi. No, so che sono bravi, hanno tanta esperienza, girano, si dedicano e si allenano. No, immaginavo che se ci fosse un problema di hardware, nel senso io penso sia molto setup, e poi sicuramente qualcosa a livello di, non lo so, qualcosa comunque, qualcosa. In altri campionati con Stefano ci ho battagliato spesso, lui se lo ricorda, anche su altri portali, e siamo trovati, e se era lì poi poteva avere quel qualcosellino in più, a volte lui, più facile lui che io, però eravamo lì, ci sapeva un secondo quasi di differenza. Sì, però io un paio di settimane fa ho parlato con Laino, perché ogni tanto ci sentiamo, no? Perché comunque ci si sente. E lui mi diceva che comunque Cavaciuti su questa mod si trova proprio a suo agio. Dice, guarda, noi lo chiamiamo, scherzosamente lo chiamano muro, no? Dentro la Pescara, perché va sempre a muro, perché esagera. E invece con questa mod qui, Stefano è bestiale, è fortissimo. Mi tocca fare solo che complimenti, per carità, non ha niente da dire. Va fortissimo. Sì, poi ovviamente con... se trovi la moto che riesce a esprimere il tuo stile di guida, ci vai a nozze, ce ne sono poche storie, purtroppo è così. Sì. Comunque dai, sono contento perché vedo che sei una persona che lavora molto, che si dà da fare, non molli. No, non mollo. L'importante è quello lì.
E non stai al 100% a quanto ho saputo, ecco. No, sto con una mano sola. Quindi, voglio dire, poi se vediamo con una mano hai fatto delle belle cose, quando ne avrai tutte e due al 100%. Sembra che quando ce l'ho tutte e due poi mi monto la testa e non vado bene, faccio peggio, perché per esempio in Bahrain ce ne avevo due, ho fatto schifo. Comunque, a prescindere da tutto, ragazzi, vi faccio i complimenti perché mi sono rivisto la diretta l'altra volta delle Radical, anche se a me Berlino, Porello, non volendo, mi ha dato la botta nel giro di formazione, quindi non potevo andare oltre. Però vi faccio i complimenti perché siete veramente bravi. Grazie. Non è perché state in gol, non è per quello, però siete veramente bravi rispetto ad altri sim, perché in altri sim si fissano sul primo davanti e chi si è visto si è visto, invece ho visto voi che spaziate ovunque. Poi ci ma sta sì, Luca. La gara è di tutti, sì, dopo, noi piace lo spettacolo, infatti dove c'era spettacolo, siamo dominato lo spettacolo dalle folle. Raga, voi rubate il posto a Sky, lo dico io. No, perché se pure oltretutto pure simpatico, ogni tanto mi ammazzavo le risate, ve giuro. Vabbè, basta che non rubano il posto da zona diretta, eh. No. Meno male che non ve c'ho in cuffia mentre guido, perché sennò potrei guidare con voi. Io vi consiglio una cosa stasera, ragazzi, riguardatevi la quando c'è stato il sorpasso di Spinelli, hai visto la tribuna che si è alzata in piedi e lo sventolio di push up delle donne che urlavano il suo nome, no? Veramente. No, ma Spinelli, io non sapevo chi era il nome, però hai amanti ovunque. Ma era per Spinelli, io pensavo avesse segnato il Napoli, poi mi sono ricordato che stavo in no. Comunque, ragazzi, se non dobbiamo fare il bonifico anche a Davide con queste parole, non lo so che... sì, qui si spreca, i premi partita si sprecano. Comunque che leccata. Infatti io mi fanno tagliare i capelli, ragazzi. No, però mi si è appannato il monitor. No, vabbè, ma che c'entra, uno deve dire sempre quello che pensa al di là di tutto. L'altra volta ho avuto una critica da dare, l'ho data stavolta, che poi l'altra volta sono entrato dentro nella diretta perché ci sono entrato solo per dirvi quello che mi era successo, non volevo fare polemica. Invece chi era Gianluca, Gianfranco, qualcuno mi ha sbattuto. Tu che sei una persona corretta, tu già. Però sai, sei arrivato così in diretta, siamo rimasti un po' così, poi in realtà... Avevi l'adrenalina a mille. No, ma non volevo polemizzare niente, volevo solo dire... C'è anche Caino. Ragazzi, sì, complimenti, ci sono presenti, ho alzato la mano, eh. Complimenti, Caino, complimenti già a tutti. Tirate su, Caino. Eccolo. Eccolo qui, c'è Laino, c'è anche Cavacciuti che non... è arrivata la triade. Aspetta. Datemi 30 secondi, datemi. Dov'è il signor Laino? Presente, eccomi. Oi, vecchio leone, come va? Tutta pasta, tutta pasta, eh? Tutta pasta. Ci hai fatto vedere ancora dei numeri, siamo praticamente balzati sulle poltrone in tre, sembravamo i tre cilindri della Mini di una volta, no? Quando hai fatto quel sorpasso là, hai tentato, io ho perso 10 anni della mia vita. Dovevo provarla perché sennò sarebbe finita la gara, purtroppo queste macchine non è facile superare, quindi... pure noi, Giuseppe. No, è impossibile superare. O esci a meno di 2 decimi dall'avversario davanti, altrimenti non superi. Puoi anche fare la preghiera mentre guidi, ma non superi. Specialmente su questo circuito che ho visto che era un cartodromo. Infatti, caso strano, Cavacciuti sul cartodromo si è trovato squadro. Va bene, altri circuiti, però su un cartodromo. Magari. Non lo so, stasera non tanto. L'ho visto fare di meglio durante sto campionato. Stasera non tanto. Però insomma, fatto... stavamo parlando prima che voi della Pescara, già dalle qualifiche si è visto che avevate un passo nettamente migliore e poi anche in gara. E quindi ci stavamo un attimino confrontando anche con gli altri ragazzi per capire qual è il vostro segreto, no? Perché cioè, parliamo fuori dai denti, insomma, avete dato mezzo secondo in qualifica, voi giravate sull'11 quando gli altri già erano sul 12, addirittura siete scesi sotto l'11 in diversi giri, poi verso fine gara. Abbiamo le gomme speciali. No, prendo la Red Bull prima della... No, secondo me non è quello, secondo me c'hanno una curva in meno. No, fa il circuito più corto. Hanno un circuito diverso, questo. Ho appena ricevuto un messaggio di Ahmed Lahril
che è il direttore del parco faunistico del Gambia, ha detto che se volete li, ci porta qua in Italia tre elefanti e un rinoceronte per questi signori per far andare piano. Mettilo sopra la macchina, una bella zavorra. No, quindi nel senso ti volevo chiedere, ma cosa siete riusciti a trovare? Avete un film particolare? Da chi secondo, te, la risposta. Secondo te vengono a dirtelo, ma per piacere, dai, su. Sedato, sicuramente, ragazzi, cioè, certo. Molto guida, eh. Come dice Giuseppe Laino, molto guida. Io molto guida. A suo tempo l'avevo detto già a Davide Gabrielli che secondo me sta macchina di guida fa tantissimo. Quindi che devi fare? Te la devi settare semplicemente per il tuo stile di guida. E noi vi possiamo garantire che io, Eros e Stefano gareggiamo con tre setup diversi. Quindi e con tre stili di guida diversi. Completamente diversi. E siamo intorno al decimo l'uno dall'altro. Per cui se non è guida questa, setup, sì, ma fino a un certo punto. Guardate ad esempio Bahrain, 4 millesimi di differenza fra me e Giuseppe in qualifica, quindi siamo completamente l'opposto di stili di guida. Cioè lui fa il kartista questa macchina. Sì, io guido da kart, lui guida da macchina, però alla fine siamo uguali. Riusciamo sempre a venirne fuori. Esatto, che tra l'altro hai fatto il tipo nell'ultimo minuto, proprio agli sgoccioli. Sì, è una cosa che sta succedendo troppo spesso. Preferirei fare il primo giro, tutto a posto, basta. Invece i miei compagni me la fanno sudare e mi tocca continuare a scendere in pista. Anche che non te la facciamo sudare. L'unica Okayama me la sono goduta. Questo, da Bahrain in poi mi sta rompendo un po' i coglioni. Ma cosa, Cavaciuti, di dove sei? Piacenza. Piacentino? Beh sì, però non so, fatto dire da lui, dai. E dove sei, Cavaciuti? Piacenza. Ecco, ho sentito un accento emiliano. Senti, sì, bene, sì. Sì. Ma tu sei il figlio di Piero Cavaciuti, quello che ha la GP Racing, no? No, Piero è mio cugino, Gian Piero. Ah, cugino? Figlio di Luigi, quello che aveva il PCR. Ah, quello Yellow is Better. Sì, lui, quelli fisicari. Pensavo che di GP, invece no, ho capito. Ok, ragazzi, possiamo andare a casa. Sì, va bene. Ma ascolta, ti volevo chiedere, ho visto che a inizio gara praticamente tu sei stato davanti, hai fatto giustamente secondo me l'undercut per proteggerti dietro, sei uscito, hai buttato lì giù due temponi e poi invece alla fine sono arrivati da dietro prima Laino e poi Masciulli che sono arrivati. Ho visto che avevi un po' di problemi di trazione. È vero, no, avevo problemi di tutto. Devo dire, nel primo stint mi sono trovato bene verso la fine, i primi giri sicuramente. Poi ho fatto un 7 giri un po' così così, mentre gli ultimi giri andavo molto bene. Infatti ho fatto il mio miglior tempo del primo stint al 16° giro, prima di rientrare. Sì, infatti ho visto che quando Laino ha cercato di superarti, che poi non c'è riuscito, che hai avuto dietro Masciulli, poi piano piano sei migliorato, infatti non c'è più. Esatto. Detto. Secondo me ha capito come risolvere i problemi, perché lo vedo molto più, cioè, tranquillo, che fa meno errori, fa meno sbavature. Sì, e quindi anche lì possiamo dire che hai gestito anche la vettura in maniera, diciamo, perfetta, anche questa gara. Diciamo che la gomma, ho notato che se la spingevo troppo i primi due giri non andava più niente, mi alzavo tanto tutti gli altri giri. Infatti i primi giri ero abbastanza calmo nel primo stint. Tuttavia, quando sono rientrato dopo la soste box, ero dietro a Zongoli e ho bruciato un po' di gomma. L'unica cosa che penso è che lì ho perso, ho scaldato la gomma, è successo qualcosa che o mi ha fatto perdere di gomma o anche la concentrazione, perché non sono per niente uno di sangue freddo qua al simulatore, cioè i miei due compagni di squadra sono molto più tranquilli di me, io tendo a essere molto più suscettibile a qualsiasi cosa. Ragazzi, io vi devo dare la buonanotte perché sono stato minacciato di morte dalla moglie. Aia. Vi do la buonanotte e grazie per il divertimento. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. 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 Buonanotte a tutti e grazie.